Allora, ospitiamo con noi questa mattina il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, per un commento sull'attualità. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, partiamo proprio da qui. Sembravano prese le decisioni ormai per quanto riguarda la festività di Natale e invece è arrivata una novità, l'ennesimo decreto, l'ennesima conferenza stampa. Sembrava una storia che ci eravamo lasciati un po' alle spalle, in l'attesa del presidente Conte nella sala dei Galeoni, invece siamo di nuovo punto a capo. Sì, si vede che il presidente Conte ha un fuso orario di un altro paese, perché ogni volta che offre un'indicazione sull'orario della conferenza stampa, poi la conferenza stampa si materializza a un'ora di ritardo, due ore di ritardo, molti minuti di ritardo. A parte questo, il ritardo poi non è tanto quello grave della conferenza stampa, ma è quello della scelta delle misure e il tempismo delle misure. Io non entro nel merito della decisione dei colori, delle regioni e del lockdown, perché ho imparato che in questa fase siamo tutti virologi, ma bisogna affidarsi e fidarsi di quel che decide lo Stato, per quanto possa essere difficile da accettare. Il punto però è la chiarezza, i tempi e anche la semplicità nello spiegare le regole. Sfido chiunque oggi a spiegare in 30 secondi che cosa succederà nei prossimi 30 giorni. Ma poi ci sono degli aspetti paradossali: il 14enne che può accompagnare due adulti, perché il numero magico è due. Io per esempio ho una figlia di 15 anni, quindi partono le battute: che facciamo, il 15enne, lo 16enne magari è felice di restare a casa, ma non lo puoi portare e via, così andare, così come il discorso dai nonni a pranzo ma non vai dai cugini a cena, e chi controlla? Direttore, qui la sensazione è che sia fondamentale non arrendersi, no? E da questo punto di vista lei, il Foglio che dirige, cercate sempre di inventarvi qualcosa per dare una prospettiva, perché parlare di prospettive sul finire di questo disgraziatissimo anno è importante, o no? È così, darsi una prospettiva vuol dire anche riuscire a guardare il mondo per quello che è e per quello che potrebbe diventare. Un piccolo esempio è che oggi abbiamo raccontato sul Foglio che nel 2020, nonostante tutti i disastri, il commercio globale e la globalizzazione sono andati molto molto meno peggio del previsto e sono arrivati a un livello lontano dalla crisi del 2008-2009. Questo che significa? Significa che la capacità di resilienza e di resistenza e di ripresa del nostro paese, ma anche del mondo globalizzato, è infinitamente superiore a ciò che immaginiamo oggi. Quindi potremmo avere il prossimo anno, se i governi ci assisteranno, se la classe dirigente ci assisterà e se i cittadini faranno il loro dovere, potremmo avere una ripresa molto superiore a tutto ciò che oggi ci aspettiamo. Bene, bene così. E segniamo anche l'iniziativa Ripartire da Draghi. In 10 secondi di cosa si tratta, direttore? Si tratta di un libro con i migliori discorsi di Mario Draghi, perché tutti parlano di Draghi al governo al Quirinale, ma sarebbe sufficiente per avere un paese migliore leggere quello che dice Draghi, certo, e provare a capirlo e provare a metterlo in atto. Per questo da oggi c'è un libro da regalare con il Foglio. Potrebbe grazie. Essere un'idea. Grazie, grazie direttore. Grazie a voi, buona giornata e buon Natale.